Bella a tutti ragazzi, bentornati. Oggi un altro video, oggi infatti spacchietteremo. Intanto andiamo a guardare che cosa c'è di nuovo. Allora, problemi con il Konami, My Konami Access. Vabbè, anche io ho visto che il mio Konami ID non entra sul sito. Penso che ci sarà un intasamento generale. Dopodiché, questa settimana finalmente ci siamo tolti dal cazzo Bayer Leverkusen, Schalke 04 nel match day. Infatti avremo Real Madrid contro Atletico Madrid per tutta la settimana fino al 13. Benissimo. Poi, qua che è, 25esimo anniversario con le festive season, avremo dei giocatori speciali, un regalo da Messi. Poi giovedì avremo i momenti iconici del Bayern Monaco, ovvero Beckenbauer, Rummenigge e credo Matteus. Ora io posseggo già Beckenbauer base, Rummenigge Iconic che ho preso con il bonus veterani, un pensierino per Matteus forse ce lo farei, visto che comunque come giocatore mi piace parecchio, ha delle bellissime stats. E ritorna la Rookie Challenge, ovvero una partita secca che in cui se vincete o perdete avrete una leggenda. Io già l'ho giocato nel mio secondo account e ho trovato Kan, giocatore che io odio. Poi non daranno più all'accesso giornaliero dei GP nei giorni, mi pare 1, 4. Aspetta, è scritto qua, l'ho letto prima. Ma daranno degli eFootball, ecco qua, nei giorni 1, 4 e 7 non ci saranno più i GP regalo, ma i punti eFootball. Questi punti eFootball si fanno giocando, qua dice giocando a Match Day e altre simpatiche attività, immagino che con la, ecco, buongiorno, sono giorno 1 300 punti football, giorno 4 300 e giorno 7 altri 300. Non so qua, infatti va, oggi daranno dei punti per il match day, ma io non so esattamente a che cosa cazzo servono questi punti. E poi spiegano che questi punti potranno essere raccolti anche su mobile se si collega il Konami ID al gioco che scaricate tipo sul cellulare. E poi potete prendere delle cose tipo cosmetiche, ma io sinceramente non so che cosa cacchio siano. Poi apriamo il 25esimo, questo qua abbiamo letto prima, e io penso che daranno, che poi è la ripetizione di quello che abbiamo letto prima. Vabbè, ho letto anche altra cosa. Oggi regaleranno Dybala. Infatti c'è il 7-12 daranno Dybala, il 10-12 non so chi daranno, poi daranno un altro giocatore, penso il 14, un altro il 17, un altro il 21, un altro il 24, un altro il 28, un altro il 31 di dicembre, poi qua non so chi potranno dare, ma io penso che ogni giorno daranno qualcosa. Va bene. Abbiamo afferrato tutto, avete afferrato tutto, io ho afferrato tutto. Ovvero, nessuno ci ha capito un cazzo che cosa sono questi punti e football. Allora, andiamo a vedere velocemente questa volta i giocatori che ci sono nelle club selection. Intanto 40 monete sono arrivate. Ah, forse ne arrivo 4. Abbiamo. Ok, è arrivato l'agente premium. E sono arrivati tre contratti, 10.000 e football punti e Dybala. Andiamo ad aprire dopo. E,
agente speciale. Andiamo ad aprire questo premium agent. Vediamo chi. Una palla argento, addirittura. Neanche una palla argento che potremmo usare per pompare qualcun altro. Ma tutti i giocatori che sconosciamo assolutamente, andatevene a fanculo. Andiamo a spacchettare Dybala. Ma vedremo dopo i dettagli. Basta, devi tornare indietro, non devi rompere i coglioni. Ok. Oddio, e andiamo in Italia. Ma chi sarà mai questo numero 10 della Juventus? Ma è Dybala, cazzo! Ma è Dybala! Va bene, unica pecca secondo me di questo giocatore è che è un regista creativo, ma teoricamente potremmo anche metterlo punta e lui non sarà più regista creativo, quindi diventerà un giocatore senza stile di gioco. Lo blocchiamo. Andiamo a guardare un po' le statistiche. Buono dribbling, buon comportamento offensivo. Vabbè, i valori a destra sono i valori raggiunti quando sarà pompato. È un bel giocatore, un buon controllo del corpo, purtroppo a 66 di contatto fisico e purtroppo non essendo velocissimo non credo che, cioè l'anno scorso aveva un contatto fisico maggiore. Comunque forma fisica 7, purtroppo piede debole, resistenza a fortuna molto bassa. Beh, non penso che lo useremo, ma non si sa mai, lo dobbiamo provare ora. Intanto dobbiamo andare a vedere cosa ci offrono queste club selection. Sergio Ramos, abbiamo la versione normale, quindi non sarebbe male. Benzema ce l'abbiamo, Varane ce l'abbiamo, Courtois non lo vogliamo, Mendy non sarebbe male, Asensio non sarebbe male e Modric lo eviterei. Quindi Sergio Ramos, Mendy e Asensio per me del Real Madrid. Dell'Atletico Madrid invece abbiamo già Oblak, Felipe non è male, peccato che sia un incontrista. Felipe, buona aggressività, velocità un po' così così, contatto fisico ottimo, buona resistenza, buon colpo di testa, ottima elevazione. Vediamo poi cosa ha. Disimpegno acrobatico, importantissimo, spirito contattivo, intercezione, colpo di testa. È un buon giocatore, forse apriremo. Poi Trippier cos'è? Un terzino offensivo, neanche troppo veloce, no, Trippier non lo vogliamo. Vediamo Savic, pure lui un incontrista. Forma fisica quello che è, non Savic ci fa schifo. Torreira è pur esso un incontrista con uno scarsissimo contatto fisico e buona resistenza, ma nulla di che. Intanto abbiamo chiuso la porta perché arrivano dei rumori abbastanza molesti. Diego Costa è un rapace d'aria, molto lento, con molta aggressività. João Félix ce l'abbiamo già, non l'abbiamo ancora mai usato. Da trequartista con regista creativo penso che faccia un po' cagazzare, ma non saprei, direi una bugia. Poi andiamo a una delle squadre punti forti di questa settimana. Neuer non lo vogliamo, Kimmich non lo vogliamo, Gnabry non lo vogliamo. Di questi io vorrei soltanto
Goretzka. Poi se prendessimo Davis sarebbe anche buono perché lo daremmo in pasto a quello che già abbiamo. E visto che io ho 46 livelli, se schizzasse un po' a... Questo arriva a 97, invece quello che già abbiamo arriva a 96. Sané già ce l'abbiamo. Vediamo sulle... Ma sono tutti incontristi sti difensori oggi? Va bene. Vediamo Club Selection Juventus. Allora, Ronaldo, sì, non è male. Szczęsny, no. Io da questi vorrei soltanto Arthur e Kulusevski. E anche Ronaldo, dai, ci mettiamo anche lui. Però per prima cosa abbiamo bisogno di acquistare monete My Club. E non ho idea di quante ne debba prendere, visto che giovedì proverò comunque a spacchettare per l'Iconic del Bayern Monaco. Tanto entro nel mio e-banking, vedo quanti soldi ho nella mia carta di credito. Dai, la velocità non è il tuo forte, cazzo. Allora. Scusate, questi momenti morti non sarebbero stati previsti, ma purtroppo. Ah, ecco, ho esattamente 10 centesimi. Bene, gli buttiamo 50 euro. Bene, ora siamo tornati ricchi. Allora io direi di... Vabbè, in previsione compriamo questi qua, ne compriamo 3.300 e tagliamo la testa allo struzzo. Sono un fottuto spendaccione. Però dai, siamo passati da 50 a 3.300. Allora, con chi iniziamo? Con chi iniziamo? Inizierei col Real Madrid. Go! Primo pescaggio. Allora, dammi Mendy. C'era Mendy il terzino. Dammi Mendy. Allora, iniziamo con... Penso sia Asensio. Ah no, è un altro Varane. Ecco, stiamo facendo la collezione dei Varane. Vabbè, poi controllo chi è dei due migliori. Sembra un ottimo giocatore. Varannero. Andiamo col secondo. Casemiro ho controllato, è praticamente uguale, quindi non lo vorrei a priori. No, non dirmi che è un... Ma porca puttana, Courtois, che poi veramente... Una persona veramente brutta. Io più non li voglio i portieri, più me li tirano addosso. Porca puttana. Io fortunatamente per questi pack opening non avevo delle grosse aspettative. Cioè, ormai la squadra ce l'ho completa. Faccio questi spacchettamenti un pochettino per intrattenimento, perché so che a voi piace. Questo è un sinistro. Io spero che sia Asensio, perché è un giocatore che mi è sempre piaciuto. Eccolo. Bene, è un giocatore da assolutamente provare. Purtroppo è regista creativo e io lo vorrei usare principalmente come centrocampista centrale. Che comunque ha una buona velocità, buona accelerazione, contatto fisico orrendo. Madonna. Vabbè, lo blocchiamo. Va bene, il Real Madrid è andato un po' così così. Ora io procederei con la Juventus. Juventus, abbiamo detto, Cristiano Ronaldo non ci farebbe schifo. Arthur non ci farebbe neanche tanto schifo. Un sinistro. No, non dirmi che... Chi è Kulusevski? Penso che sia Kulusevski.
Dobbiamo. Allora è un po' un taglio al centro, può diventare anche una punta. Dobbiamo controllare un attimo i suoi overall, così gli diamo magari l'altro, che noi abbiamo quello della, quello svedese, cioè quello con la maglia della Svezia. Non so chi dei due sia più forte. Allora, andiamo a vedere. Sempre su PES Hub 2021. Kulusevski, questo arriva a 96, l'altro invece che ho io arriva a 97, quindi penso che andremo a convertire questo. Confrontiamoli. Io faccio sempre il confronto con tutti a livello. Quello che ho io ha pure un livello in meno. Allora, quello che io ha più 2 in comportamento offensivo, più 1 in velocità dribbling, meno 3 in controllo palla, più 2 passaggio rasa terra, più 2 passaggio alto, più 4 velocità, infatti il mio arriva a 99 velocità, uguale accelerazione, più 5 di equilibrio, meno 1 di contatto fisico, ma già 87 è un buon valore, più 1 elevazione, più 2 resistenza. Bene, penso che questo lo daremo in pasto al vecchio. Da usare assolutamente come punta, penso, che non gioco con gli ESE e gli EDA. Andiamo in Italia, ovviamente, e Szczęsny. Ma perché? Vabbè, comunque Szczęsny come portiere mi è sempre piaciuto perché mi ha fatto sempre dei miracoli contro, quando lo trovo contro, perché tutti i miei portieri tranne Donnarumma fanno puttanate quando non sono con un portiere offensivo. Ma qua sulla carta non è poi così forte, però continuiamo la nostra collezione di portieri. Andiamo per la terza. Cazzo, intanto già il video è. Sono 17 minuti di video. Ma dai, dammi sto fottuto Arthur, dai. Dammi sto fottuto Arthur. Sinistro. E di nuovo Kulusevski. Doppio Kulusevski. Porca puttana. Lo converto direttamente. Lo converto direttamente. Va bene, Arthur ce lo darà la prossima volta. Ma comunque ci consoleremo con il fatto che abbiamo Nedved come centrocampista e non Arthur. Posizione. Dove sta Kulusevski? Il nostro Kulusevski con la maglia gialla. Perso. Eccolo qua. Intanto gli diamo il primo. Vediamo quanto arriva. Solo 24.000, già arriva a 91. Va bene, continuiamo con gli spacchettamenti, scusando il piccolo intoppo, la piccola interruzione. Continuiamo con, vabbè, sì, io non lo apro l'Atletico Madrid, perché sinceramente non mi interessa nessuno dell'Atletico Madrid. Ok, primo del Bayern ed è di nuovo De. No, chi è? È Davis. Davis. Abbiamo sempre preso Davis. Ottimo. Ora poi andremo. Io penso che dovrò convertire questo perché io l'altro ce l'ho a livello 31 di 46. Quindi non lo rischio. Non lo rischio affatto. No, forse queste. Ah, di questi io volevo Goretzka. Dai, dimmi che è lui. No, è Müller. Sto vecchio. Ma senza palle, senza palla si riferisce a una persona che ha avuto una un testicolo rimosso? Ok, tu, Thomas Müller, non giocherai mai perché mi fai assolutamente cagare come giocatore. Ok, andiamo ad aprire l'ultimo. Dai, dammi Goretzka. Giocatore veramente forte. Molto solido. Chi è? Gnabry. Questo ho preso anche nell'altro mio account. Ok, Gnabry io lo prendo sempre.
Vabbè, ci possiamo ritenere mezzi soddisfatti. Mezzi soddisfatti. Ma che dite, lo facciamo un giro qua? Facciamo un giro, due giri. Facciamo due giri qua. Ma che è sto tizio? Lo convertiamo direttamente. Vaffanculo. Come direbbe il buon Nico. Dai, facciamo un'ultima. Niente, Marcos Alonso. L'anno scorso avevo preso If. Non era malvagio, ma non era neanche così forte. Ecco. Va bene, conserviamo queste 2000 monete per la prossima settimana. E ora andiamo a ordinare i nostri giocatori per data di ingaggio. Quindi, noi abbiamo già un Courtois per caso. Ecco qua l'altro Marcos Alonso. Quindi questo Kulusevski noi lo convertiamo anche. Bene. Poi questo Davis, la differenza tra questi due Davis sono le medesime d'osta, ma no, comunque l'applicazione di questa PES Hub dovrebbero un attimino renderla un po' più usabile. Allora, Davis, sì, questa è 97. Come confrontiamo sempre con Davis, ok, confronta, portiamoli 46 livello, tutti e due sono livello 46. Allora, le differenze sono soltanto che il nuovo Davis ha più 3 di resistenza, quindi quello nuovo c'ha 97, il mio arriva a 94. Il mio ha più 5 di passaggio rasoterra, ma meno 5 di passaggio alto. Ma siccome non ce ne fotte un cazzo del passaggio alto col terzino, visto che noi Davis, noi non facciamo cross. Noi non lanciamo col terzino. Ho convertito questo Davis, anche perché ve l'ho detto, quel mio Davis è a livello 40, 31, mi pare. Ce l'ho al 91-92. Tosta. Vabbè, facciamo che li ordiniamo per posizione, che è meglio. Tiamo TS, ok, eccolo qua. Davis 33, cazzo, vallo a speriamo in 100.000 punti. Dai, sballa. No, 11.000, vaffanculo. Vabbè, comunque 94 non è male. Ora ci andiamo a fare una partita di Rookie Challenge. Prendiamo questa leggenda e la spacchettiamo. Intanto andiamo a prendere il Genesio. Stanno tutti bene? Stanno tutti bene. C'è qualcuno che vorremmo cambiare? No, qua sono tutti B, tranne lui che qualche difensore B. Ah, guarda che c'è. C'è il buon Casemiro. Donnarumma ancora B, ottimo. Gli unici C sono questi due stronzetti. Vediamo se c'è qualche terzino sinistro con una buona lettera. No. Non c'è nessun buon terzino. Vabbè, io direi di scendere in campo così. Sfida di oggi. Coppa Challenge Online. Vabbè,
Ah, è tornata la Win Streak Challenge che non faremo perché mi rompe il cazzo. La squadra era buona, già si era ripresa. Eh sì, esatto, va bene, ok. C'è qualcuno che vorremmo provare? Penso di no. No, non voglio provare nessuno, va bene, la squadra così. Ho usato pochissimo Casemiro, nonostante sia un buon mostro. Non ho mai avuto modo di provarlo perché è sempre stato lettera D, E, C. Io sinceramente preferisco avere Gilberto Silva. Penso che comunque sulla carta, valutazione B, Casemiro sia più forte di Gilberto Silva. Tanto penso che abbia trovato un giocatore. Allora, mentre aspettiamo, confrontiamo Casemiro. Allora, il mio Casemiro è questo. Allora, confrontiamo con il Gilbertone Silva. Gilberto Silva. Ovviamente Casemiro a livello 20, Gilberto Silva l'abbiamo completato a livello 27. Allora, dico intanto Casemiro cosa ha in più. Intanto 2 punti in più di overall, 4 punti in più di comportamento offensivo, 1 punto in più di passaggio raso terra, 5 punti in più di passaggio alto, 14 in più di calci piazzati, 2 in più di tiro a giro, poi più 6 recupero palla, più 4 aggressività, più 6 potenza tiro, più 1 velocità, più 1 accelerazione, più 13 equilibrio, più 3 contatto fisico, più 3 elevazione. Invece le parti negative, più 2 di resistenza. Le parti negative sono un meno 1 di controllo palla, meno 2 di velocità dribbling, meno 4 di possesso stretto e meno 4 di finalizzazione, ma no, della finalizzazione importa fino a un certo punto. Quindi direi che Casemiro vince, hanno la stessa altezza, Casemiro è più grosso, è 84 kg, ben 6 kg in più. Poi che squadra, in luce pure Rummenigge, attenzione, pericoloso. Allora io andrei a mettere Neymar trequartista. No, andrei a mettere forse, sì, lo metto trequartista. Volevo fare una piccola modifica. Volevo mettere Beckham qua a protezione. Poi, seguendo i consigli di Dede Krypton qua su YouTube. E mettere così. Però io devo partire ovviamente con Genesio difensivo. Lui lo mettiamo pure mediano. Nedved a coprire, è l'unica cosa che Neymar me lo vorrei proprio sparare dopo. Allora, contropiede Rummenigge, contropiede, anzi no, contropiede io lo metterei a Fernando Torres, abbiamo ancoraggio su Ronaldinho e il difensivo solo su Davis. Mi è caduto pure il joypad dalle mani, grande. Allora, noi abbiamo finito, iniziamo. Ripeto, non mi fossilizzerò molto sulla mia valutazione, giocherò per divertirmi, perché ho avuto abbastanza stress per arrivare a 800. Ma era solo per quella soddisfazione di avere lo scudettino dorato piuttosto che grigio, solo per quello. Perché poi, cioè, non mi interessa, cioè non sono una persona che gioca molto, quindi non mi vado a fissare. No, questo giocatore è dell'83, proprio come abbiamo la stessa età. Ecco, primo passaggio a Casemiro, grazie. Lui è. Ok, Ronaldinho. Allora, il nostro avversario non ha una grandissima squadra, cioè almeno
Porca, però c'è del Piero Rumeniche in attacco che fanno paura. Ma noi abbiamo Fernando Torres e Rumeniche davanti. Ma comunque il primo tiro è del caro. Beckham, proteggio. Beckham, 99 passaggi. Non eri manco messo così male da fare quella ciofecata di tiro. Passaggio profondo per Gullit. Ora Del Piero. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Davvero? Ma che punizione è che mi è Voglio venuto lui vedere che soluzione incontro? adotteranno. Del Questa è la Piero, posizione ideale per sfruttare al meglio pericolosissimo. le sue. Del Piero. Madonnarumma, essendo un metro e 99, non ha proprio. Gran bella parata. Tocco morbido. Passaggio Abbiamo provato pericoloso le per Fernando doti di Torres. passaggio lungo di Casemiro. Il loro giro di palla è sublime, a volte sembra quasi che siano presi in Allora, giro gli avversari. abbiamo Sempre senza iniziato palla, malissimo senza questa possesso, partita. Io non riesco a limitati nella capire presenza perché difensiva. Casemiro sia a Torres ti centrocampo nascondono il pallone e tu devi invece di stare rimanere davanti alla offensivo, difesa. ti Tu devi prendi stare tutto là, quello che qua, ti e arriva. non devi rompere i Ottimo balloni. fraseggio. E ora deve concludere. Grande Lo Beckenbauer. hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Ah. Alessandro Io penso con che il suo pallone. Del cambierò. Grande Piero se ne va. Un intervento cambio. impeccabile. Gullit, chance per tirare. Vabbè, dai. Il Penso che nostro stia avversario facendo tira bene molto da entrambe le fuori. squadre a Questa è una cosa proteggersi da quella positiva posizione. con Palla di nuovo sotto il pallone del Napoli. Donnarumma. Pogba, Del Piero, Alessandro riceve in posizione interessante, arriva sulla Bravo, palla, Nedved. interrompe l'azione. Ti devi togliere Ronaldinho la vede inserito il centrale. compagno, Oh, io provo. calciato forte, Almeno, la cazzo. conclusione è A fine migliore, partita diremo di aver fatto un tiro in porta. Questo certo non sarà contento di aver sbagliato, giocatore ma deve devo essere un po' stato messo controllare davanti con alla che porta modulo così. sta Occasione giocando. d'oro. Comunque, gioca Pogba. abbastanza bene. Non è una pippa. Dybala. E neanche la partita larga. Bravo Casemiro, è un po' impacciato anche tu. Alla peggio nello scontro di forza. Ah, ti invidio quel grande. Ronaldinho. Trova il compagno in buona posizione. Grande blocco di Torres. Torres. Che Comunque parata all'inizio geniale. non mi trovavo molto bene con Torres, poi ho iniziato a capire un po' Possibilità di come. segnare. Recuperano il possesso del pallone. Casemiro. Nedved. Ronaldinho. Può andare alla Abbiamo fatto un conclusione. errore. Torres, Torres la spizza prova a col perderla. piedino, quel tanto che basta per trafiggere. Assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è Ottimo, riuscito a metterlo ottimo, ottimo. dove Allora rientriamo conviene, con senza ritardi Beckenbauer perché io particolari. penso che questo farà un lancio, che tra l'altro gli è venuto Il risultato si malissimo. sblocca 1-0. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? Fallo, È da pensarlo in ragazzi. più di questa squadra. Del Piero. Sì, R2, Palla R2. sportellata con il suo marcatore. Del R2, Piero commette R2. Aveva fatto un'infrazione pure fallo del volutamente Piero. sanzionata dall'arbitro. Quanto odio. Chi gioca esclusivamente con R2? Che lo puoi usare in certe situazioni. Cazzo, lo uso pure io, ma non lo puoi usare. Riceve il passaggio. No! Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno Non impedito lo di puoi allontanare usare la palla al piede. H24. Paolo Dybala. Lui sta provando il nuovo Dybala, meno Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da qua su è male. facile criticare un'altra cosa, però insomma. Delict Dybala. al momento insormontabile. Lui Prova cerca Del il Piero. triangolo. Sì. No! Dai, non è Dybala. possibile! Sotto Non la è spalla. possibile fare queste puttanate! Ripresa il gioco potrebbero avere davvero.
E prova la grande giocata, ma soprattutto gliela mette. Dai, non lo meritavi quel gol. Sinceramente, non lo meritavi quel gol. Perché hai fatto. I miei giocatori hanno fatto una puttanata. Intanto, bravo Fernando Torres. Vai, case. Ottimo, Becchien. Fallo. No, io me la rischio. Sì, me la rischio. Momento. No. Va bene, ragazzi, siamo in vantaggio. Come sempre, facciamo poco possesso palla, ma chi se ne fotte? Sì, noi giochiamo più di contropiede. Ma sempre. Che mi piace. Non mi piace stare lì a girare palla. Ad aspettare che il nostro avversario devo imporre il mio cazzo di gioco come voglio io. Quindi non c'è bisogno che mi passo la palla a 6 anni in difesa a centrocampo. Beh, mi piace essere offensivo, ma non con troppi fraseggi, ecco. Il nostro avversario cosa cazzo sta facendo? Allora, io invece vorrei spostare leggermente in avanti lui e allargare leggermente la squadra. Va bene. A Jo Paul, ti dai una mossa? Che non abbiamo mica tutto il giorno. Ok, sta riprendendo. Batte lui. Lui tenta sempre di fare il lancio. Che prima ha tentato, si è buttato tutto all'attacco. Quindi se noi vogliamo fare un gol, questo è il momento adatto. Momento un po' confuso della gara, le due squadre non riescono a costruire. Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Vuole tirare. Rummenigge la rimette, doppietta del Carlo Enzo. Cosa pensi di questo Grande calcio Carlo d'angolo? Enzo. Dici no? Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. E ora ci sono due. Attenti al tiro! Dai, mi chiama questo giocatore, ma cioè lui fa solo questi cazzo di gol con, quando la mia difesa fa le puttanate? Può Cioè fa solo permettersi di così? lasciare Cioè, tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. ma mi ha E spaccato la adesso faccia. ovviamente il distacco si riduce. Dovevano segnare prima possibile in questo secondo tempo e l'hanno fatto. Ora devono puntare al pareggio. Grande Prova ad Nedvedo. avanzare l'azione con il lancio lungo. Sovrapponiti. Ronaldinho, Passaggio sulla destra. Arriva in ma avanti. vuoi scattare, porco? Guarda che non sei Sbaglia. velocissimo, ma Si gioca in scatta, profondità. cazzo. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Fallo. C'è il fischio dell'arbitro, è fallo. A lui ovviamente si chiama Jean. Non mi chiama Jean Paul, no. Chiama Nedved. La gioca in profondità. Che tentativo! La toglie dalla Ragazzo, devo porta. provare. Rummenigge, perché cazzo ti fermi? Dio. Mi raccomando, fate la cazzata. No, solo i miei fanno le minchiate. Sono i miei fanno le minchiate. Del Piero sul pallone. Riceve un pallone interessante. C'è il vai e vai. Mande Pavard. Fernando Torres. Ronaldinho. Chimica. Legge bene l'azione, blocca il La davo pallone. alta, forse era Allarga sulla meglio. destra. E Cos'è? l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato Addirittura? offside. Addirittura fuori gioco? Beh, lui intanto è sempre buttato in attacco, ma non riesco a trovare. Vedete? Vedete i portieri difensivi? Cioè lui poteva benissimo prendere la palla, Oblak. E invece cosa fa? Resta fermo. Aspetta che qualcuno vada lì Sinistra vicino a dell'ataccante. inchiappettarlo. Ogba. Anche io Scatta penso verso che palla. questo Ci il mette il nostro fisico Ogba, avversario. fissa il pallone. Dai, ma che cosa cazzo faccio? Può andare al... Qua c'è Immobile il sul gol. No, ho pallone. buttato fuori. Che Grande salvataggio da parte di Sergio Canessa. buscio Sicuro di aver finalizzato, ma il de portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio.
corto, grandissimo. Il Bari Bravo ha fatto Domenech. bene in questa occasione. Deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più Come possibile. minchia è Infatti. intervenuto Viera? Prova a verticalizzare. Palla intercettata. Gioca con un Vabbè. pallone lungo. Pallonetto. Fernando Torres. Riesce a servire il compagno. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Penso che tra poco arriverà il momento in cui io toglierò Del Piero. la mia Chissà come batte quel fottuto. grande pallone in Grande sospensione. Donnarumma, gro! Cioè, ragazzi, se avete la possibilità, girate quando c'è Donnarumma, perché Sotto con un intervento da è mancino. mostruoso. Mi farà sempre Pogba passaggio decide di battere corto. corto. Colpisce il pallone. Altra chance. Di nuovo. Va sul Vabbè. rimbalzo. Dai, raga, ma non riusciamo manco a buttare sta palla fuori, porca di quella Sfiora finale il destino, puttana! ma tutto sembrava perduto per loro. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ora dopo una fase Niente, niente, così. continuiamo a fare schifo. E Abbiamo ancora fatto pallone tre dentro. disimpegni orrendi. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Ronaldinho che torna indietro. Palla nel Ronaldinho braccio che di torna indietro Pellegrini. invece di Una palla avanzare. dall'altra, non si stanno risparmiando Io spero di sforzi. mettertela al culo. È davvero una bella serie di passaggi questa. Spero. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Grazie Ronaldinho, sta partita veramente sta facendo sboccare. Sergio Ramos. Attenzione, grande chance. Lui Velocità. fa il gol ora, no? Parata di Donnarumma. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Si proiettano in avanti quando manca ormai poco al termine della partita. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Cosa Ora cazzo devono avere fa sfogo. Fernando Torres? Cosa cazzo Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. fa? Cosa fa Pavard? Abbiamo pareggiato una partita che forse non meritavamo di pareggiare. Abbiamo fatto tre errori in disimpegno. Tre errori in disimpegno. Mettiamo scorsi. Cristiano Ronaldo. Gente fresca. Vediamo se Cristiano Ronaldo ci risolve il match. Bravo, Sarà rimessa grande. Cazzo, laterale. intercetti se la palla te la devi portare fuori, porca puttana a te. Dybala. Possibilità di No, tiro. ma lui mi... Di Dybala. nuovo? Di nuovo? Ma cosa cazzo hanno col... Posizione irregolare però. Ci sta giocando con la squadra ultra offensiva, ma comunque ha i giocatori che proteggono bene. Vieira, Incredibile. sicuri in fase di palleggio, riesce ad intercettare. In questi casi è Il meglio pallone ha buttarla sfiorato la fuori linea, rimessa piuttosto laterale. che. Arriva Cristiano Ronaldo. Si libera alla grande. Tenta la conclusione. Un gol Che fa? Gliela pazzesco! facciamo l'esultanza? Sesto! Un gol che parla Gliela da facciamo solo! l'esultanza? Gliela facciamo l'esultanza? Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che Stai tutto abbia avuto il all'attacco, stai pallone tutto lungo. La all'attacco. sentiva. Torniamo Ha indietro con avuto Beckham, anche l'istinto se trovando no. l'angolo giusto.
Dai, falli sti lanci, ma non sei Max, manco in grado di ecco fare. l'allenatore che l'ha messo in campo. Cazzo. Come è entrato in Spazziamo. partita? È stato un cambio veramente azzeccato. Yeah! Il libero dice che E Pulis la non può vincono sbagliare. al La falla di Pulis novantaduesimo finisce con un sulla destra. contropiede Pulis mostra magistrale. qualche ingenuità. Arriva così una vittoria Ah, dobbiamo importante. andare un attimino a. Intanto Magari il mio senza portiere ha Pulis fatto non Matic so quante decisivo parate. solo nel recupero. Allora, andiamo a vedere esattamente Dobbiamo i chiedere gol che conto abbiamo all'allenatore. presi e che abbiamo Quando poi preso. talento e qualità non bastano, si fa risultato. Allora, questo è stato il Milita nostro non va gol, indietro. ricordiamo Oggi fa così. bene. È stato carino. È finito il tempo a nostra Allora, disposizione. qua è stato il primo. Infatti, non c'è Grazie manco chi ha Pulis fatto per la l'assist. Allora, lui passa. disponibilità. La Grazie mia Pulis per difesa fa una l'assist. puttanata. Guardate, Casemiro. E lui segna. Va bene. Poi abbiamo fatto il 2-1 su kickoff glitch, ma non mi hanno fatto un cazzo. Poi abbiamo fatto ancora il 3-1 con una bella azione, soprattutto fortissimo di testa. Eravamo sul 3-1 tranquilli. Quando? Che cosa si inventa la mia difesa? Si inventa queste puttanate che intervengono, ma realmente non intervengono. Dopodiché abbiamo fatto un po' di miracoli e anche Vieira si trova a fare un gol da 200.000 rimpalli, 200. Qua io la prossima volta devo spazzare direttamente, devo buttare la palla in tutt'altro mondo. Perché non è possibile prendere sti foto di nuovo, sono andato in momenti salienti, ok, basta. Mandiamo un messaggio a questo tizio, no, mandiamo un cazzo. Gli va bene così, la sconfitta al 92esimo, se la prende in saccuccia. Era la quinta? Era la quinta, manco sapevo fosse la quinta. Porca puttana. Visto quanto mi fotteva della valutazione. Comunque questo è il record 1825. Non è male. E ora si va ad aprire la leggenda. Ora, se tu, Konami, non vuoi rompere il cazzo, tu mi devi dare Vieira. E non è possibile che mi hai dato 7 Sol Campbell. Non è possibile. Tu mi devi dare Vieira. Non mi hai dato Vieira. Dammi Cruyff. Che è Del Piero. Penso sia Del Piero. Ma Matteus. Vabbè. No, non è male Matteus, anche perché è un onnipresente. Tanto prenderemo l'Iconic giovedì. Va bene ragazzi, concludiamo facendo un rapido. Che bello vedere tutti. Andiamo a fare un rapido consulto delle mie statistiche. Questa stagione sono veramente importanti. Media call 3,25, ne subisco troppi. 1,98, ma meno di 2. Abbiamo fatto 44 partite, totale 29 vinte, 4 pareggiate, 11 perse. Invece a livello di match day un po' una merda. Questo è contro Com. Cioè, match day un po' scarsotti, ecco. Va bene ragazzi, grazie per aver visto il video, spero sia stato di vostro gradimento. E penso che registrerò dopo stasera un video per la Master League perché dovrò fare delle. Dovrò costruire la squadra per la Premier League. Quindi, alla prossima. Ciao ciao!